chiesto di parlare la senatrice Binetti, ne ha facoltà. Presidente, governo, colleghi, il tema di cui ci stiamo occupando oggi con questa mozione, fortunatamente una mozione unitaria che impegna tutto il Parlamento e che quindi speriamo che abbia forza presso il governo per ottenere l'adempimento degli impegni che sono registrati nella nostra mozione, tocca veramente quello che è il cuore del problema. Il cuore del problema oggi è che noi abbiamo scoperto in Italia di avere da un lato una sanità ospedaliera ad altissima evoluzione anche sotto il profilo tecnologico e poi di avere una sanità domiciliare che in qualche modo è ancora affidata a una povertà strumentale da sotto il profilo diagnostico, ma anche a una rarefazione relazionale, perché molto spesso noi sappiamo bene come il medico di medicina generale, il cosiddetto medico di famiglia, stenta molto oggi a recarsi a casa del paziente, a prendersi cura di lui anche semplicemente guardandolo in faccia. Molto spesso questa relazione matura e si esaurisce nell'arco della telefonata e nemmeno della telefonata a nuova evoluzione, che è quella che potrebbe dire guardiamoci via Skype, cioè guardiamoci comunque negli occhi, vediamo di che cosa hai bisogno, ma piuttosto nella vecchia telefonata. Che cosa voglio dire con questo oggi? Che noi dobbiamo ripensare la medicina territoriale perlomeno sotto tre profili. Il primo profilo fondamentale è il profilo della competenza del medico di medicina generale. Noi abbiamo bisogno di restituire al medico di medicina generale una competenza clinica ben più sofisticata di quella che molto spesso assorbe attraverso la scuola comunemente fatta di medicina. Abbiamo bisogno di sapere oggi, cosa che abbiamo toccato con mano, che non era, quanto sa il medico di medicina generale dei quadri, come per esempio questa polmonite interstiziale bilaterale che ha caratterizzato tutta l'evoluzione della pandemia come elemento di gravità, cosa sa il medico di medicina generale in un contesto formativo che sgancia l'esperienza clinica dall'esperienza proprio più strettamente territoriale. Non è esposto alla relazione formativa importante della struttura ospedaliera ad ampio spettro come quella che dovrebbe garantire la sua formazione sotto il profilo clinico. Abbiamo bisogno di rivederla questa affermazione. Sarà inutile che noi spendiamo tempo ed energie a valorizzare la competenza del medico di medicina territoriale se non gli garantiamo tutti gli strumenti necessari a raggiungere la formazione che oggi, nel livello sofisticato in cui si muovono le nostre diagnosi differenziali, lui possa riuscire a ottenere. Secondo, abbiamo bisogno che la medicina territoriale si avvalga veramente di strumenti tecnologici di ultima generazione. È come se noi non possiamo mandargli strumenti obsoleti o non possiamo sottovalutare la sua formazione sotto il profilo della digitalizzazione. Abbiamo bisogno che questi medici siano in grado di porre una diagnosi non solo facendo quelle che sono anche le cose più semplici. Penso ad esempio, per citare solo una cosa, l'elettrocardiogramma da inviare, da vedere, da leggere. Penso alla possibilità di stabilire il contatto con tutti anche gli altri colleghi sotto forma di briefing virtuali che possa fare con altre persone competenti. Cioè oggi una tecnologia sofisticata va trasferita al letto del paziente o comunque a casa del paziente, nel suo domicilio. È lì che dobbiamo portare la tecnologia. Come tutti noi siamo abituati che tutte le informazioni, tutti i dati ci arrivano sul cellulare che abbiamo in tasca, che ci vibra continuamente, per cui ci mantiene, volenti o nolenti, in un filo diretto. Noi abbiamo bisogno che ogni paziente sia in qualche modo il centro di una digitalizzazione differita. Secondo il vecchio modello,
quoc hub, per cui tu hai una centrale dove si concentrano le competenze di un certo tipo e una distribuzione capillare in tempo reale, cosa che oggi non c'è. E poi abbiamo bisogno di un terzo elemento fondamentale, che è paradossalmente l'altra faccia di questa digitalizzazione sofisticata, spinta, capillare e diffusiva, che è la qualità della relazione interpersonale. Abbiamo sentito, lo sappiamo tutti, per i motivi più vari, che molto spesso quella che è venuta meno in questo periodo di pandemia è stata la relazione. I pazienti si sono sentiti soli, perché in qualche modo li abbiamo isolati e si sono sentiti soli perché in qualche modo si sono isolati. C'è il paziente che si è isolato per una forma di, all'inizio, paura, paura del contagio, ma poi questa paura si è trasformata in un'altra cosa, la paura di andare in ospedale, cioè la paura di uscire di casa e di non vedere più le persone care. Ci siamo trovati in un contesto rarefatto in cui lui era veramente in una terra di mezzo che non era marcata né dalla medicina, chiamiamola quella che chiamo io la medicina ospedaliera di alto profilo tecnologico, oppure la carenza assoluta, che è una carenza anche del tipo, diciamo, socio-sanitario. Sono venuti meno le istanze che più il territorio deve garantire in termini di qualità, di accoglienza e di presa in carico. Questa nostra mozione oggi dice proprio queste tre cose. Vogliamo e pretendiamo maggiore e migliore formazione per i medici di medicina generale, anche in termini di capacità di lavorare in equipe multiprofessionali. C'è un disegno di legge molto interessante sulla figura dell'infermiere domiciliare, dell'infermiere familiare. Non è una parte accessoria rispetto a questo progetto, perché noi dobbiamo sapere che anche il medico di medicina generale che lavora sul territorio non può lavorare da solo, ha bisogno di lavorare con altri, perché ha bisogno di intercettare i bisogni a 360 gradi del paziente e una volta che li ha intercettati ovviamente ha bisogno di soddisfarli. Noi oggi sappiamo che il medico, guardando in faccia al suo paziente, secondo uno stile di formazione clinica, accademica, sociale, organizzativa, tecnologica, cioè, perché ho detto accademica? Perché abbiamo anche bisogno di riportare la riflessione scientifica nel lavoro del medico di medicina generale. Guardate che se la medicina generale non produce attività scientifica, quella che noi la misuriamo col numero delle pubblicazioni che escono, con la qualità delle pubblicazioni che escono, con il loro impact factor, cioè se non si fa ricerca al letto del paziente, nella casa del paziente, nelle circostanze in cui vive il paziente, noi non la miglioriamo quella qualità, perché noi tutte le sere ce lo diciamo questo, deve essere la scienza che tira delle decisioni, ma se non faccio scienza non potrò tirare decisioni adeguate a questo. Quindi dobbiamo proprio restituire una dignità molto profonda alla persona, al lavoro e al modello dell'assistenza domiciliare. Dobbiamo investirci tecnologicamente, coraggiosamente. Dobbiamo fare, non basta il computer, cioè il computer ce l'hanno i ragazzini, è la rete con cui viaggiano le informazioni, è la rete in cui viaggia non solo, per così dire, fortunatamente, la ricetta dematerializzata, per cui il medico vede, ti fa la ricetta e te la manda direttamente in farmacia e qualcuno può andare addirittura a prendere il farmaco in farmacia o dalla farmacia ti possono portare a casa anche il farmaco, perché questo ce l'ha insegnato questo momento. E mi avvio veramente alla chiusura. Noi dobbiamo ripensarla a 360 gradi. Ci servono risorse culturali, risorse economiche, risorse sociali, risorse tecnologiche, ma ci serve una vision. Dobbiamo ripensarla con una vision diversa. Non è una medicina di serie B. È una medicina che deve essere una medicina di serie A e per di più stellata, proprio perché deve ribaltare una posizione. Questo se vogliamo liberare gli ospedali da ricoveri non necessari,
che appesantiscono le strutture e poi non permettono di concentrarsi su quei pazienti ad altissima criticità. Grazie infinite Presidente, grazie colleghi.